Buongiorno a tutti quanti, siamo per fare una bellissima ricetta per Natale, perché è un torta di carote iperproteica, perché volevo oggi parlarvi di una cosa importantissima conosciuta come la finestra anabolica. Ok, la finestra anabolica è quello che si considera il momento migliore per assimilare le nostre proteine post allenamento e dura da circa 15 minuti a un'ora, nel senso che finisco il mio allenamento, il momento migliore per reintegrare zuccheri semplici e proteine subito dopo l'allenamento per avere questa finestra anabolica, per darci maggior benefici di quel sostegno proteico. Allora, che cosa farò? Farò una torta alla carota utilizzando una classica ricetta all'americana, la mia preferita, quella per cui la gente viene, Gil, quando vengo a casa tua ti prego fai la tua torta alla carota, però la proveremo di adattare con delle scamotage per renderlo meno zuccherina, ok, e molto più proteica. Partiamo con la nostra carota. Ci servirà ovviamente la base delle torte delle carote e la carota stessa, più o meno una tazza di carote cotte, così dobbiamo metterli velocemente proprio a bollire, ok? Scortichi la carota, porti via la sua buccia. E copri le carote in poco d'acqua e le metti sul fuoco per bollire. Ok, la metteremo proprio a bollire così si ammorbidiscono, questo è il primo fatto. Allora, poi dopodiché andremo a mettere tutto quello che è il secco dentro la nostra ciotola. Io voglio utilizzare il protein bread perché è pieno e ricco di semi, ok, semi e proteine e fibre, così andiamo ad avere un sostegno per la nostra torta, però con una riduzione calorica importante. E poi back protein, che è una protein per fare tutti i dolci, tutto quello che devi cucinare, e può essere utilizzata come sostituto delle farine fino a 30%, ok, 30 vara anche di più. E così di solito noi dovremmo mettere tre tazze di farina classica, anziché fare tre tazze di farina classica faremo una tazza di back protein, una tazza di protein bread della Food Spring, che è super buono perché è molto molto pieno di semi, ha una consistenza molto godereccio proprio per il palato. E poi userò farina integrale di avena per completare le mie tre tazze di farina. Così abbiamo farina integrale all'avena, abbiamo il nostro protein bread e il nostro back protein. Ok, di solito ci chiede la ricetta di mettere tre tazze di zucchero, sarebbe tantissimo zucchero. Allora, lo zucchero, sono molto più pro zucchero che dolcificanti, perché il dolcificante veramente è constatato di fare tanti problemi come interruttore di endocrino nel nostro corpo. Così io vi consiglio di, se è necessario usare lo zucchero, usi lo zucchero proprio puro. Così metteremo un po' di zucchero, ma anziché di mettere tre tazze mettiamo soltanto una tazza. Poi ricordate che questa è una torta importante, è tanta torta, cioè non è una zucchero spalmato su una torta di 12-14 porzioni, calcolate che sarà ben distribuito le calorie, ok? Una tazza di zucchero. E dopodiché prenderemo le banane. Le banane mature sono quelle migliori perché fanno una consistenza che può essere utilizzato come sostituto dei grassi. Per esempio, un perfetto sostituto del grasso può essere le banane schiacciate o le mele cotte. Ok, così andiamo a provare di proprio renderle quasi una crema. Ok, proprio per avere una consistenza migliore, così posso aggiungere meno olio, ok, meno grassi e meno zuccheri. Ok, la banana ci aiuta tanto, anche tutto le muffin alla banana, pancake alla banana, la torta alla banana, è un modo eccellente per fare la soluzione meno, diciamo, calorico e meno innaturale, se lo vogliamo dire, perché comunque la banana ha i zuccheri naturali e diventa molto morbido e diventa questa cremina che, ripeto, dà consistenza alla torta stessa, ok? Dà una sorta di spessore morbido alla torta che aiuta poi a ingannare alla fine chi assaggerà la torta al carote dietetico, alla fine dice ah, però sembra una torta pazzesca, però tu lo sai che è fatto con più proteine e meno zuccheri, ok?
L'altra cosa che andrà dentro la nostra torta sarà la farina di cocco, ok? Proprio il classico farina di cocco. Cocco è meraviglioso per il nostro corpo perché ha MCT, medium chain triglycerides, che ci aiuta la salute del nostro microbioma, ok? E ci mettiamo una bella tazza della nostra, nostro cocco. Questi sono i segreti della mia torta americana alla carota, perché tu dici, beh, che è diversa? È diversa perché mettiamo il cocco, mettiamo l'ananas, mettiamo i noci, ok? Così, è molto consistente, però un'eccellente, diciamo, torta natalizio, perché torta natalizio vogliamo le cose speziate, vogliamo le cose un po' più invernali, no? Ok, farina di cocco va dentro nella nostra zona secca. Poi dobbiamo aggiungere sale, ok? Il sale è fondamentale, non lo potete saltare il sale, perché il sale, immaginate il pane toscano senza sale ha una consistenza e anche un gusto veramente diverso, così tu sentiresti la mancanza di sale. Non serve tanto sale, mettiamo semplicemente 2 cucchiaini del sale dell'Himalaya, ok? E poi dobbiamo aggiungere le spezie. Quali sono le spezie? Abbiamo vaniglia liquida, ok? Vaniglia liquida per le torte, tutte le torte, dalla margherita alle biscotti al plum cake, ha la stessa equivalenza del sale per il pane o sale per un sugo, perché è una flavor enhancer, vuol dire dà ancora più sapore, arricchisce i sapori che sono esistenti, ok? Qui useremo 1 cucchiaio di vaniglia liquida, provate, questo è venuto da Santo Domingo, questo veramente è puro, è buonissimo e dà molto sostegno alle vostre dolci. Provate, andate online, trovate la vostra vaniglia liquida, lo potete anche fare a casa da solo. Poi abbiamo la cannella. La cannella è una spezia molto americana, sempre andiamo per 1 cucchiaio, ok, per dare molto sostegno al lato speziato della carota. La carota si sposa alla spezia alla meraviglia, ok? La cannella anche è veramente un'ottima fonte di antiossidante. Il potere ORAC di 100 grammi di cannella equivale a 300.000 punti ORAC, che vuol dire un antiossidante per eccellenza. Così potete anche mettere nel caffè la cannella, nel vostro pancakes la cannella, è veramente da utilizzare su più fronti. Poi c'è l'ananas, ok? In America ti chiedono di utilizzare l'ananas sciroppato, ma per motivi evidenti potete immaginare che io non userò l'ananas sciroppato, ma userò un ananas vero, ok? Più o meno avrai sempre bisogno dell'ananas, una tazza di ananas, ma questa ananas che cosa voglio utilizzare? Io voglio questa parte qua dell'ananas, la parte centrale. Il torsolo è la parte che è più ricco di bromelina. La bromelina è quella che ci aiuta a digerire, la bromelina è quella che ci aiuta a drenare, ci aiuta come veramente come potenziatore metabolico. Così quando usate l'ananas più possibile, vi invito di frullarlo, ok? Di frullarlo e di usare anche il torsolo, perché è quello dove c'è tutta la roba buona, tutta la parte che ci serve per il benessere. Così la frullerò la mia ananas e qui dovrò aggiungere poco olio, anziché una tazza di olio metterò poco, uso olio di oliva, ok? E lo useremo perché comunque un po' di olio serve per permettere la torta di avere una consistenza. Abbiamo la banana, ma aggiungerò un po' di olio, ok? E per farlo, diciamo, frullare bene, aggiungerò anche 1 delle 3 uova che deve andare dentro la nostra torta, ok? Così, perché userò la mia NutriBullet, che io sono pazza del NutriBullet. Però il NutriBullet ha bisogno di un liquido, mischiare le cose in una battibalena, uscito fuori un liquido perfetto. Aggiungo un po' di liquido dentro la mia torta, ok? Questo è un uovo, l'ananas, però dobbiamo aggiungere questi, i noci, ok? I noci è la grande differenza tra la torta alla carota americana e quella italiana. Quella italiana usa le mandorle. Vi posso garantire che i noci, avendo questo amarognolo del noce, è la matrimonio perfetta, ok? Qui loro usano di solito 1 tazza di noci, useremo poco di meno, useremo 3/4 di tazza. Andremo proprio a frullarli sempre con il mio NutriBlitzer. Ok, non troppo, non vogliamo diciamo mischiarli troppo, perché comunque vuoi avere
quella grana, sai quando mangi e senti il noci sotto i denti. E cominciamo a mettere i liquidi adesso con la parte che è secco, ok? Abbiamo anche un'altra cosa, abbiamo sia la back protein che ci aiuta perché ha una lievitante dentro, così è proteica, ha la lievitante dentro, ma siccome la nostra ananas è acida, abbiamo bisogno di compensare per far lievitare la torta con bicarbonato di sodio. Ok, mettiamo bicarbonato di sodio, opla, non voglio mettere troppo. Mettiamo un po' meno di un cucchiaio da tavola di bicarbonato di sodio, perché già abbiamo la back protein che ha la sua lievitante. Aggiungiamo le uova, perché abbiamo ancora le uova, mi raccomando, prendete le uova bio. Attenzione, quelle che sono allevate a terra non sono necessariamente bio, di solito il bio è quello che costa di più, e studiate, perché quelle bio sono veramente, cioè ci sono un sacco di legislazioni che permettono di spostare o muovere le diciture sulle etichette, così prendete bio sempre il più possibile. Può sembrare che state spendendo di più ora, ma la verità è che comunque state proteggendo la vostra salute. Andiamo a prendere le nostre carote, che sicuramente adesso saranno pronti per essere frullati anche loro, ok? Così le rimettiamo dentro il nostro Nutri Blitzer per farli sminuzzare, diventare anche loro tagliati, ok? Anche la carota è dolce, così la carota ci dà una grande mano anche lui avere un po' di sapore dolce e suave nella torta, così. E infine la mettiamo a nostra carote, ok? La nostra polpa di carote, bello caldo perché sono state cotte. E questa in assoluto è una delle mie torte, diciamo, più gettonate alla cena, cioè quando vanno dicono: ti porti la torta alla carota? Così, è una ricetta che veramente mi chiede quasi tutti, e vedrete che comunque la consistenza, anche con le farine particolari, sono perfette. Mischiamo bene tutte le farine sotto, perché sono farine particolari, farine più importanti, un po' più pesanti. Questo sembrava tipo una farina come una bovicana che è uscito. Mischiamo bene perché sono farine, ripeto, pieno di fibre, allora sono un po' più pesanti di una farina normale. È buono perché è un bel dosaggio tra dolce e salato. La nostra torta alla carota pronta per essere infornato. Eccoci qua, la nostra torta alla carota proteica con una riduzione dei zuccheri, ricco di fibre, grazie a Foodspring. Andiamo a fare l'impiattamento. Io volevo anche dire che avete la possibilità, volendo, ok? Abbiamo anche la possibilità, volendo, di fare una glassa magari magra con una quark, con un minimo di zucchero a velo, per dare proprio questo dolce, una sorta di agrodolce che ci permette di avere una consistenza diversa, ok? Questa è la nostra bellissima torta, che mettiamola di fronte a voi, il profumo è buono, ok? E andiamo a fare un taste test con le mie amiche. Presento la mia amica Barbara, sta qua con voi per fare un taste test, perché ovvio io me la posso cantare e suonare. Suonare come vuoi. Invece? Io sono sincera. È molto sincera, pericolosamente sincera, però andiamo a tagliare. Allora Barbara, questa è una torta alla carota. Ok. Con altamente proteica, ok? Con pochi zuccheri, perché non ho messo zucchero, ho messo le banane. E ti faccio assaggiare una fetta, ok? È un po' calda, ok? La consistenza è mi sa che è un po' morbida. È troppo caldo. Vabbè, ti faccio assaggiare la parte esterna. Te la rubo anch'io un pezzo. Quale parte vuoi? Questa. Vediamo. Wow. Posso salatello? Fratello? No, non posso mettere la glassa. No, che ne dici? Solo perché ancora è caldo. Si deve fermare. No, il sapore è buono.
No, no, è perfetta. Lo zucchero, cioè, non c'è bisogno dello zucchero. Diresti che è dietetica? È leggera. Io non lo sento pesante. Allora, però lo reinserisco così finisce a cuocere. Grazie Barbara. Ciao a tutti qua. Salutiamo tutti i nostri amici di Food Spring. Rimanete qua perché ci saranno altre ricette su questo canale. Bacio a tutti. Ciao ciao. Ti piace allora? No, mi piace. Yay.